È nato su Facebook e si è consumato in via Toledo, nel cuore di Napoli, il primo sfoglia mob, flash mob a carattere storico culinario con al centro la regina della pasticceria partenopea, ovvero la sfogliatella. Riccia o frolla? Questo è il dubbio del giornalista del Mattino Pietro Treccagnoli, che sul social network ha dato appuntamento ad oltre 200 amici da Pintauro, definito il tempio della sfogliatella. L'idea è nata per caso, per uno scherzo su Twitter che poi è tracimato negli altri social network. Vabbè, l'idea è di fare un gioco su una cosa napoletanissima che però divide le persone, perché c'è chi ama la riccia e chi ama la frolla, quindi abbiamo deciso di giocarci queste primarie per il dolce, per uno dei dolci più amati dai napoletani e spero dagli italiani. Il dilemma comunque non è stato sciolto e due partiti della riccia e della frolla si sono dati battaglia a colpi di morsi e per ognuno c'è stato il giusto riconoscimento. Nella squadra in maglia blu anche l'ex assessore regionale al turismo Claudio Velardi e il capo dell'opposizione in consiglio comunale a Napoli Gianni Lettieri. I giovani hanno scelto riccia, io ho scelto frolla, la maglia blu frolla, la maglia rossa riccia.